Alberto Campailla, portavoce nazionale di Link Coordinamento Universitario. Sei uno studente universitario? Sì. Qui alla Sapienza Roma? No, sono iscritto all'Università di Pisa. Ok, perfetto. Quindi sei un infiltrato qui a Roma? Sì, diciamo, vivo qua per fare questo incarico. Ecco, qui hai partecipato a questa conferenza stampa su questa iniziativa nazionale che coordina una serie di altre iniziative anche europee e ha portato la testimonianza degli studenti universitari. Tu studi dove? Io studio all'Università di Pisa. Che cosa? Di giurisprudenza all'Università di Pisa. Ok. Mi sintetizzi un attimo l'intervento che hai fatto, al di là dei numeri molto interessanti che hai portato. No, allora innanzitutto diciamo che c'è una coerenza di misure che hanno a che fare con tagli all'università, misure che hanno a che fare con tagli al diritto allo studio e in generale a quello che noi ben chiamiamo l'accesso all'università, quindi la possibilità per gli studenti di poter accedere ai più alti gradi della formazione universitaria. Questa coerenza, diciamo, in questi anni di politiche dai 2003-2004 fino al 2014, quindi che ha attraversato governi di centrosinistra e di centrodestra, non ha mai trovato un elemento di controtendenza. Lo abbiamo visto, diciamo, guardando diversi settori su diverse questioni. L'idea che ne emerge, come dire, di riflessione generale che ne emerge, è di un'idea classista dell'università che è tesa ad aumentare le tasse, a aumentare i costi al numero chiuso, quindi che vuole restringere l'accesso, lo spazio per chi ha magari meno ambiente, per chi magari viene da condizioni sociali più deboli. Questo elemento, come dire, oggi fa il paio con alcune questioni più dirimenti. Penso ad esempio al tema del diritto allo studio. Si discute in questi giorni di un taglio di 150 milioni al diritto allo studio nel decreto sblocca Italia. C'è il tema, ad esempio, del finanziamento all'università, cioè quello che permette oggi agli atenei di tenere aperte le aule, di stampare i libri, di fornire quei servizi minimi agli studenti. Da questo punto di vista, questo governo ha messo 100 milioni di tagli all'università, che uniti ad altre tranche, come dire, che sono previste dal 2015, arriviamo a ben 277 milioni di euro. Sono dei tagli significativi. C'è un punto politico importante, cioè che queste misure, come dicevo prima, hanno un elemento di coerenza. Da questo punto di vista, questo governo non sta per nulla dando, come dire, cambiando il verso che è stato, come dire, lo slogan, diciamo, del presidente del Consiglio Renzi. Non sta cambiando il verso, invece il verso è rimasto quello, una retorica, diciamo, giovanilista, che è stata, come dire, che fatta sua dal governo, da Renzi, diciamo, da questo governo, che non è una retorica verso i giovani, verso una generazione, quindi che pone il tema generazionale come questione sociale, ma invece il tema semplicemente generazionale come il cambio di i giovani contro i vecchi, come solo un fatto anagrafico. Invece noi pensiamo che oggi un tema generazionale esiste, che ha a che fare con la possibilità di poter studiare all'università, che ha a che fare rispetto al tema dell'accesso al mondo del lavoro, ma è un tema, come dire, che non può essere slegato però dal tema del tema dei diritti, degli investimenti nell'istruzione, dal tema di come oggi si accede al mondo del lavoro e di che lavoro, di che diritti abbiamo nel mondo del lavoro. Una retorica che ha pervaso non solo oggi chi governa questo paese, ma che pervade la società. Il tema, penso, del numero chiuso, quindi il tema del merito, il tema del fatto che può accedere solo chi se lo merita. Noi pensiamo invece che i diritti, così come dice la Costituzione, sono dei diritti, punto. Ovviamente andare avanti, proseguire, eccetera, è anche un fatto di capacità. Allora, rispetto a questa questione vogliamo completamente ribaltare il piano, e questo è il senso delle iniziative e delle azioni che abbiamo messo in campo nella giornata di oggi, con questa iniziativa coordinata in tutta Europa, ma anche di una serie di altre iniziative e di eventi che abbiamo organizzato nel giro degli ultimi 20 giorni in tutto il paese, nelle università e nei centri di ricerca. Ecco, hai fatto un esempio molto interessante, che è quello dello spacchettamento
orientamento ideologico degli 80 euro renziani in busta paga. Hai detto che uno dei tagli per poter finanziare gli 80 euro è stato quello di tagliare le borse di studio. Sì, questo è un fatto. Noi abbiamo ricostruito proprio in questi giorni questo mosaico legislativo, mettendo insieme il decreto 80 euro che prevede questi 500 milioni che le regioni devono, come dire, allo Stato per finanziare quella misura. Questi 500 milioni che sono, come dire, sanciti con un'intesa tra lo Stato e le regioni, che non solo prevedono questo taglio sulle borse di studio, ma prevedono ad esempio un taglio sul trasporto urbano, prevedono un taglio sui libri di testo, quindi tutto quello che ha a che fare con la dimensione dell'istruzione e del welfare è rilegato, come dire, invece ad un elemento tutto propagandista che è questa misura degli 80 euro. Allora, qui il tema qual è? Il tema è: questo governo si pone il problema di questa generazione, di come riusciamo a farlo uscire da questa crisi profonda, a provare non solo, non tanto, non per forza ad oggi, a garantire, ma almeno a dare una prospettiva di certezza. Allora, invece questa questione non esiste per nulla, perché invece il tema è solo propaganda, riuscire a costruire sulle singole misure il massimo del consenso, non avendo un disegno generale, di un disegno generale di quello che invece bisogna fare per uscire da questa crisi che oggi è sempre più profonda e che sempre più mette in difficoltà non solo, come dire, le famiglie, ma anche queste giovani generazioni. Che cosa proponete voi come studenti universitari per arrivare a una soluzione di questo tipo? Allora, noi pensiamo che oggi c'è bisogno di un investimento importante sull'istruzione. Penso alla copertura totale delle borse di studio, cosa oggi molto molto lontana. Pensiamo ad un investimento sull'università a partire dal fondo di finanziamento ordinario. Pensiamo però che queste risorse, come dire, esistono e vanno prese. Non rifiutiamo assolutamente questo ragionamento per cui l'Europa ce lo chiede, ci sono perché anche l'Europa, come dire, potremmo anche provare a dire che per un attimo deve aspettare, ma c'è anche un altro tema, che le risorse si possono pure prendere da altre parti. Penso alle spese militari, penso al tema oggi di come si tassano il grande patrimonio e la rendita nel nostro paese, di cui non si discute, questo governo non discute, di come si fa un lavoro vero rispetto al tema dell'evasione fiscale, che è previsto in minima parte in questa legge di stabilità. Noi pensiamo, perché da questo punto di vista non viviamo isolati in un recinto universitario, che il tema del finanziamento delle risorse rispetto all'istruzione sia della scuola che dell'università non può non essere legata però anche a quale futuro, a quale mercato del lavoro immagini. Allora, da questo punto di vista la risposta del governo è la risposta più sbagliata, perché tutto questo dibattito che abbiamo assistito in questa settimana, un dibattito tutto incentrato sull'articolo 18, ma non si parla solo di come si licenzia, non si parla di come si assume e quindi di quali incentivi diamo anche a quelle piccole imprese che vogliono assumere, di come ricostruiamo, come dire, occupazione nel paese. Allora, noi crediamo che questo sia un tema fondamentale. Un ultimo dato, elemento, e finisco: il tema della ricerca, che abbiamo provato a mettere al centro di questa iniziativa, è anche il tema del fatto che oggi nuova occupazione si fa solo se c'è un investimento sulla ricerca che prova a pensare e ragionare su nuove anche figure professionali che oggi servono in un campo tecnologico che è la sfida del futuro, che è la sfida che già altri paesi hanno colto e che invece noi ancora siamo relegati ad una dimensione, come dire, antica, stantia, che non guarda, diciamo, a queste nuove, a un processo produttivo che ha bisogno, diciamo, di nuovi addetti, di nuove idee. Grazie mille. Grazie a lei.